Be safe, be rock e bentornato a una nuova puntata di B-Side. In questo appuntamento settimanale a cui diamo voce alle tante persone non addette nello specifico ai lavori, quindi alla salute e alla sicurezza, un punto di vista insomma che i più conoscono, quello della consulenza, dell'imprenditoria, ma anzi persone che vengono da tanti mondi, dallo spettacolo, dall'arte e perché no a una forma di comunicazione a cui siamo molto affezionati, ovvero dalla radio. E abbiamo avuto tanti ospiti, insomma Massimo Cotto, piuttosto che Stefano Pozzo Vivo, ma anche buone rappresentanze, anzi eccellenti rappresentanze femminili, da Alteria, Elena Casiraghi, e oggi abbiamo una, come dire, guru della radio, visto che ci accompagna da anni nei suoi fine, durante il weekend con la sua trasmissione su Radio DJ. Beh, basta. Diamo il benvenuto a Laura Antonini. Ciao, grazie. Grazie soprattutto per questo guru che vedo un po' tanta roba, però ecco, sinceramente anche molto meno. Potevi presentare. Beh, forse è una pompa magna, però mi si è rotta la voce addirittura quando ti ho annunciato, quindi una certa emozione la generi, anche perché ti conosciamo da tanti anni, Laura. Quanti anni è che sei in radio? Allora, sono 21 anni di radio, più qualche annetto prima avevo cominciato a fare TV in una TV locale che trasmetteva video, comunque video musicali, e quindi diciamo che la cosa è sempre stata legata al mondo della musica, mondo che amo moltissimo, quindi è stata quella la spinta iniziale. La radio poi è arrivata successivamente proprio come una quasi una necessità, perché facevo televisione ma non mi piaceva questo mondo dell'immagine, comunque sia dell'essere sempre presente anche fisicamente, e il fatto di essere stata una volta ospitata in radio ed aver visto come comunicavano loro pur senza l'immagine in maniera molto forte, efficace, si creava questo rapporto incredibile con il pubblico, allora lì mi ha portato a cercare in tutti i modi di entrare anche nella radio, cosa che ci è voluto un po' di tempo ma alla fine sono riuscita a fare. Quindi è questo il grande dono poi della comunicazione in radio, che poi attraverso le voci, la voce che quindi elimini e in qualche modo tutto ciò che è visivo riesce a catturare l'attenzione delle persone e soprattutto le emozioni delle persone, perché noi ascoltatori ci emozioniamo e ci affezioniamo anche a voi. Certo, poi prima proprio era quando ho iniziato ancora l'immagine era zero, cioè non si vedeva quasi mai. Oggi la tecnologia, la radiovisione, il fatto che comunque molti trasmettano anche in streaming contemporaneamente oppure in diretta televisiva, questo ha un po' azzerato questo magico mistero che c'era dietro, che era anche molto comodo tante volte, no? Per noi speaker, perché tu potevi far credere di essere una qualunque persona, nel senso che ognuno si poteva creare la propria immagine di te, e spesso capitava che poi incontrandoli personalmente vedessi o lo stupore oppure oh ma tu sei così, nel tipo io t'avevo immaginata, che ne so, immaginavo alta 1,80 m e mora, no. Ed è anche per questo che insomma leggiamo sui media, ma io non solo, anch'io sono ora un po' meno però frequentatore di Clubhouse, ti sei buttata su questo social insomma, vocal, no? Perché poi è solo voce. Sì, perché lì è stato Rudy Zerbi, il mio socio e collega telefonico e partner proprio in radio, che mi ha mandato un messaggio un giorno dicendomi: non puoi capire, è nato il social che fa per te. Perché sono anni che io e lui dibattiamo sugli altri social network e sul fatto che a me, per esempio, tutta questa esposizione fotografica, video, reel, foto, storie, cioè è un po' una forzatura per la mia indole fare queste cose. So che sono utili perché comunque ti tengono a contatto con le persone e sei comunque sulla piazza in qualche maniera, però le faccio con insomma ritrosia, mentre questo social lui mi disse: guarda, questo è per te, perché qui non c'è niente, c'è la tua immagine, la tua fotografia e la tua voce, parli con le persone. E lì io proprio tuffata tipo pesciolino, e effettivamente non ne sono ancora uscita, cosa che è anche abbastanza tipica visto che quasi tutti sono scappati da Clubhouse dopo una prima ondata, adesso stanno un po' tornando, io più o meno sono sempre rimasta lì perché credo tantissimo nella voce e nella comunicazione verbale. E credo che come il dono di questo social è che con la voce puoi ingannare poco, non ci sono foto ritocchi o altro, perché alla fine se non hai contenuti, non hai da trasferire un qualche cosa, sappiamo che su Clubhouse insomma puoi fare l'ascoltatore da audience, ma contribuire
lo sviluppo di un dibattito, più o meno serio che sia, o anche frivolo. L'ascolto è un valore alla fine, perché comunque saper ascoltare, imparare da tante persone, cioè anche questa è una cosa importante social, perché tu ti colleghi nelle stanze in cui vuoi ascoltare qualcuno, da questa persona puoi veramente trarre tanto, se è un buon comunicatore, se ha dei temi importanti da trasmettere. Quindi ci ho creduto anche per questa ragione, perché mi piace ascoltare, mi piace imparare, mi piace scoprire nuovi territori dove magari io fino ad oggi non sono mai stata, quindi sempre interessante ascoltare anche oltre che... Ecco, mi fai venire in mente che è appunto una che come te che nuota nella comunicazione da tanti anni. Sappiamo bene che oggi la comunicazione ha dei ritmi sempre più calzanti. E dato che appunto in questo contenitore noi ci occupiamo anche di trovare nuove vie per comunicare meglio quelli sono i valori della salute e della sicurezza, appunto c'è qualche ingrediente oltre la velocità che caratterizza una comunicazione, come dire, funzionante, efficace? Ma una buona comunicazione secondo me avviene anche da una buona conoscenza dei temi. Dati. Quindi quando tu sei completamente padrone del tema che stai trattando, ovviamente lo riesci a trasmettere a qualcun altro in maniera più efficace. E ti faccio un esempio che calza con il mio lavoro. Quando si prepara una trasmissione, noi andiamo tantissimo a braccio, come fai tu, cioè all'impronta, magari io adesso dico una cosa, a te fa scaturire un'idea e dopo mi farei questa domanda. Questo è lo stesso iter che abbiamo noi di solito con gli ascoltatori nel rapporto. Però poi c'è un'altra parte delle trasmissioni che è quella in cui noi dobbiamo comunque dare un minimo di sostanza a quello che proponiamo, quindi 3 ore di trasmissione di chiacchiere a vuoto sarebbero comunque inutili, e quindi ogni tanto mettiamo dei contenuti. Questi contenuti vengono accuratamente preparati, quindi prendiamo delle notizie, le svisceriamo, le facciamo nostre, se non fanno parte del nostro background culturale ovviamente andiamo ad approfondire. E da lì magari partiamo per altre derive, cerchiamo di affrontare altri temi collaterali, però comunque sia la preparazione in una buona comunicazione è fondamentale, quindi farsi una sorta di schema mentale, non una lettura, non un elenco di punti in maniera molto asettica, cioè un fare proprio il contenuto e poi restituirlo un po' digerito, masticato e sentito soprattutto, in maniera che chi ti sta ascoltando in quel momento capirà che quella roba è tua, non è semplicemente bla 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 la notizia detta a pappagallo, ma è una cosa che tu comunque hai vissuto in qualche maniera o che fai tua. Evitare, come magari qualcuno può fare, leggi 2 titoli su Google e li riporti. Fra l'altro mi è fatto venire in mente un mio maestro del passato, una comunicazione, mi insegnò che dicendomi, bene, nel public speak, quando parli in generale, se te non hai un obiettivo, figuriamoci se quelli che ti ascoltano capiscono dove vuoi andare. Quindi concordo sul fatto di avere una preparazione, comunque una scaletta mentale. In apertura ci dicevi che te sei una persona molto prudente. Nasce da qualche cosa una tua indole così? Non lo so se nasce magari da qualche... o trauma o vissuto qualcosa del passato, questo non te lo saprei dire, però sono una persona che di solito prima di fare un passo, di fare una cosa magari che può avere dei, diciamo, rischi collaterali, valuta tutti i rischi, o comunque sia, se parliamo in questo caso di comunicazione, anche quando sto per proporre una notizia filtro tutto ciò che potrebbe essere malinteso, che potrebbe far scaturire determinati comportamenti nell'ascoltatore, perché ovviamente, ecco, la radio ti dà anche questo, non sei un public speaker che sta di fronte a delle persone e ne vedi le facce e puoi intuire le reazioni. La parola ha un forte significato tante volte e anche un forte impatto, e quindi quando tu dici una cosa devi sempre stare attento a come questa cosa verrà recepita dall'altra parte e soprattutto a quali conseguenze potrai far scaturire nell'altra persona. Quindi diciamo che la mia prudenza è sia nella scelta dei temi e nell'avvisare spesso e volentieri, se vogliamo restare puramente nel mio lavoro, magari se c'è un pubblico di ragazzini, dire ai genitori questa notizia forse non è proprio adatta, nello scegliere un linguaggio che è anche un linguaggio adatto e non scadere mai magari nella parolaccia o comunque in una parola che potrebbe essere recepita male da un bambino molto piccolo, per esempio, questo come mamma ci tengo particolarmente, e poi anche nei temi stessi, perché dare leggerezza magari a un tema importante può far credere alla persona che ti ascolta che questa cosa sia una cosa sciocca che si possa fare facilmente, mentre invece in realtà bisogna stare veramente attenti, perché di là
davvero non sai chi c'è e come possa reagire. Quindi la mia paura è sempre quella di non dare brutte idee o far venire in mente cose che magari qualche mente leggermente deviata possa poi portare a compimento in maniera sbagliata. Ecco, quindi la responsabilità di quello che viene detto. Mamma mia, quanti contenuti! E il senso del tutto è che bisogna prenderci la responsabilità di quando comunichiamo e soprattutto l'interlocutore o la platea di interlocutori, e nel vostro caso è variegata e fra l'altro non visibile, come dicevi, è importantissimo. Fra l'altro hai accennato anche la responsabilità che poi ha anche un genitore nel comunicare, quindi stare anche attento alla prudenza di cui parli te nel trasferire i giusti messaggi, perché recentemente ne parlavo, io scrivo molto su LinkedIn, quindi ho scritto, non parlavo, sul tema della paura, perché ho convinto mia figlia a fare il parafly, il paracadute ascensionale, ho una bimba di 7 anni, e le ho fatto capire che la paura è giusto che ci sia, bene. Tante volte non bisogna valutare tutti i rischi, come te hai detto, e non farsi schiacciare. Quindi il coraggio non è non aver paura, ma avere la testa per affrontare eventualmente le paure e decidere quando procedere. Certo. Quindi, insomma, quando parliamo di salute, di sicurezza, molte volte parliamo appunto anche di comunicazione, che non è solo nel mondo del lavoro, ma insomma, poi con tanti esempi quotidiani, e te ci avete dato un bel esempio che per la prima volta portiamo qui a Rock and Safe, comunicare a una platea invisibile, ma sappiamo che c'è, è una bellissima e grande responsabilità. Invisibile e distratta, oltretutto, perché l'ascoltatore radiofonico non è sempre direttamente connesso con quello che tu stai dicendo, quindi spesso sta guidando, spesso sta, che ti posso dire, facendo faccende domestiche, sta facendo altro. Cioè il bello della radio è anche questo, che la radio può stare ovunque mentre tu fai altre attività. Di conseguenza la tua attenzione come ascoltatore non è sempre mirata e diretta a quello che sta parlando, no? Quindi allo speaker. Quindi succede molto spesso che magari tu dica una cosa e questa cosa venga recepita in parte, non totalmente, e quindi anche lì la comunicazione chiara è molto importante, un parlato molto chiaro e lineare, perché appunto si può travisare spesso e volentieri facilmente, ci capita, perché magari noi diciamo una cosa e ci arriva un messaggio che dice esattamente il contrario, e questo è successo tantissime volte proprio perché l'ascoltatore magari mentre sta guidando poi si distrae, poi magari abbassa il volume, poi fa una cosa, e quindi capisce magari parte di quello che tu hai detto, e tante volte è successo di dover poi rispiegare determinate cose perché non erano state recepite nella maniera giusta, o magari esattamente al contrario. Quindi è molto molto importante questo di stare sempre connessi con se stessi e sul pezzo della cosa che stai raccontando, perché rischi altrimenti di appunto portare dei risultati che non sono quelli che tu auspicavi all'inizio del tuo racconto. Ne facciamo tesoro di quel che dici, perché qui ci sono tante persone che comunicano, tutti comunichiamo del resto, e in particolar modo nel nostro settore, anche se insomma Rock and Safe per fortuna si sta ampliando a un pubblico sempre più variegato, quanto è importante saper comunicare e comunicare bene. Un'ultima domanda, Laura. Veniamo da un anno e mezzo abbondante in cui le vicissitudini sociali inevitabilmente ci fanno parlare più di sicurezza. Ecco, la tua percezione è che la radio sta accogliendo le notizie in materia di salute, di sicurezza, che non parlo solo sul lavoro ma anche a livello di società, con più attenzione rispetto al passato, o potrebbe essere, passami l'espressione, la classica notizia moda che poi passerà? No, io credo che comunque tutti, a tutti i livelli, siamo fortemente colpiti da quello che è successo in questo ultimo anno e mezzo. Quindi la radio, come la televisione, come tutti i mezzi di comunicazione, hanno un po' cambiato anche il sistema di comunicazione, anche il loro mezzo principale, insomma, sono diventati un po' più attenti, così come dall'interno, cioè tutti noi lavoratori di questo tipo di mezzo abbiamo osservato delle regole
molto molto restrittive, cioè questo è un anno in cui siamo stati sottoposti a tantissimi controlli, non solo sulla nostra responsabilità, nel senso che tante cose le abbiamo fatte e ci sono state accordate sulla fiducia, cioè nel senso che tutti noi dovevamo garantire di non essere entrati in contatto con persone malate, cioè da noi c'è stata veramente un'accuratezza incredibile sia da parte dell'azienda sia da parte delle persone, tant'è che non abbiamo avuto poi casi eclatanti e tutto è andato più o meno liscio, diciamo, in questo ultimo anno è stato complicatissimo. Ovviamente questo sta molto alle persone, cioè ognuno di noi doveva fare la propria parte, quindi aderire a tutto ciò che ci è stato fortemente consigliato. E quando questo non viene fatto, ovviamente lì sta anche molto alla persona. Però io posso dire che quello che ho visto è che c'è stata tanta tanta attenzione e anche il nostro modo di comunicare è diventato più attento. Quindi tutti gli speaker hanno lanciato, secondo me, dei messaggi, ma da tutte le radio, dei messaggi positivi, cioè dei messaggi di persone che cercavano anche di far capire agli altri determinate realtà. Naturalmente tutto ciò che ci arriva noi lo lasciamo così com'è, non è che diamo un'interpretazione, cioè le notizie vengono riportate come tali, non aggiungiamo, non ricamiamo sopra le cose, no? Cerchiamo sempre di attenerci a quello che leggiamo, a quello che ci viene detto, insomma, dai vari mezzi di informazione. Però insomma ci abbiamo provato a dare un sostegno, siamo stati in onda in periodi molto 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 complicati, ti posso dire che l'anno scorso soprattutto con Rudy Zerbi abbiamo fatto 7 settimane di dirette quotidiane e fuori c'era veramente lo sconforto più totale e quello che ci arrivava dagli ascoltatori era un pianto flebile, cioè sentivi proprio questo rumore della scontentezza, del dolore, della sopportazione, cioè, e queste sono cose che ti segnano tanto. Cioè che capisci veramente, a parte il rapporto che si crea con le persone fuori che non conosci, che però sembrano tutte amiche tue, tutti fratelli e sorelle, alla fine eravamo diventati, eravamo veramente tutti nella stessa barca e si è creato questo filo molto forte di collaborazione che credo io non dimenticherò mai e che credo mi abbia segnata anche come persona. Hai detto una cosa importante, l'augurio e l'impegno, perché non sta anche a noi, è che questo spirito di amore, di unione, ci rimanga in qualche modo dentro nel proseguimento, insomma, della nostra vita. E l'augurio, e spero l'impegno da parte vostra, è comunque di trattare questi temi, che poi possa essere una pandemia o altre tematiche, perché... Hai detto bene, durante la pandemia ci avete dato tanta conforto e fatto a molta compagnia, no? Oltre a darci le informazioni, perché poi quando ti trovi nel caos, naturalmente, devi sapere anche selezionare le giuste informazioni. Quindi, unione e uno spirito sempre rivolto al comportarsi in modo sicuro, che non vuol dire non divertirsi, ma anzi, proprio per divertirci anche domani, dobbiamo essere sicuri anche oggi in quel che facciamo. Laura, sei stata gentilissima e soprattutto ci hai dato, non vedo l'ora di rivedere anch'io questa puntata per prendermi appunti, nel senso che ognuno di voi, quando aggiunge la voce a questo megafono del Rock and Safe, ci dà quelle pillole che... poi ci permettono di essere, come dico sempre, persone migliori rispetto al giorno prima, e questa è la cosa più bella che possiamo desiderare. Grazie a te, grazie a voi di Rock and Safe. Nessuno ha la verità, no, purtroppo, di noi ha la certezza di affermare sempre il giusto. Però piano piano, tassello a tassello, proviamoci, insomma, mandiamo buoni messaggi, soprattutto per le giovani generazioni che hanno bisogno di sentirsi dire da quelli un po' più vecchiotti come me, insomma, che fare un certo tipo di vita non è assolutamente deleterio, anzi, forse... Esatto. Grazie infinite e buon proseguimento. Ti ascoltiamo tutti i fine settimana in radio, su Radio DJ, Laura Antonini, insieme a Rudy Zerbi. Ciao Laura. Ciao. Beh, non saprei nemmeno fare un recap, ma perché sono stati così tanti contenuti, a me è rimasto molto la responsabilità nel comunicare, quindi assumersi la responsabilità in base agli interlocutori di dare giusti messaggi e non sparare parole al vento che possono essere fraintese, strumentalizzate in modo fuorviante. E bellissimo anche lo spirito di unione che si è venuto a creare quest'anno e che ce lo dobbiamo portare dietro, perché poi quando
ciascuno di noi fa del bene a qualcun altro, beh, a fruirne, a giovarne la cultura e lo stare bene tutti insieme. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora, Laura. Be safe, be rock.